Buongiorno a tutti. Intanto sapete cosa sono i metalmeccanici, no? Si parlava di 492.000 imprese, ecco, non si sa, ma ci sono tantissimi metalmeccanici a Roma, sono invisibili, spesso in piccolissime aziende, non c'è solo Finmeccanica, Leonardo e così qui, ma ci sono tantissime aziende di informatica, per esempio, che applicano il contratto dei metalmeccanici, dell'information technology. Insomma, è una categoria molto grande, va dall'automotive alla siderurgia, agli elettrodomestici e così via. Il tema è sicuramente il tema del momento, questo delle nuove generazioni, del lavoro e del cambiamento, no? Si diceva nella introduzione che siamo di fronte a una fase non normale, siamo alla vigilia, io quello che ritengo, del secondo balzo in avanti dell'umanità. Adesso questa cosa vi spaventa, sono sicuro. In realtà noi abbiamo avuto 4 rivoluzioni industriali, siamo nella quarta. La prima ha avuto un grande esito dal punto di vista demografico e dal punto di vista degli indicatori sociali attraverso la macchina a vapore, sapete tutti quanti queste cose. Stiamo andando di fronte a un ridisegno delle produzioni e del lavoro. Allora, la parte più interessante è capire se queste tecnologie, queste nuove architetture sociali, industriali, economiche favoriranno o meno la partecipazione dei giovani. Io sono tra coloro che pensa di sì, per esempio. È molto interessante quello che diceva Felicia sugli aspetti relazionali, ma noi dobbiamo sempre sapere che la tecnologia di per sé non reca valori oggettivi, porta con sé i valori di chi la progetta. E per cui anche l'utilizzo dei social, però avete visto, si possono usare in mille modi, si possono utilizzare per incontrarsi, si possono utilizzare per fare politica, si possono usare per vendere dei prodotti, si possono utilizzare per raccontare delle fesserie a cui credono tutti puntualmente. Allora, da questo punto di vista bisogna costruire un rapporto di consapevolezza, io spero, con le nuove generazioni, che è l'aspetto fondamentale per poi partecipare. Noi abbiamo quel dato della disoccupazione giovanile, che è un dato che fa un po' a pugni con quello che si chiama skill mismatch, cioè il disallineamento tra le professionalità. Il sistema educativo continua a sfornare alcune professionalità, il sistema, l'offerta di lavoro continua a richiederne altre. Pensate, il 42% delle imprese del mio settore la scorsa settimana ha dichiarato che non trova gli skill digitali di cui ha bisogno. È un paradosso, un paese che ha disoccupati e aziende che cercano lavoratori che non si trovano. Io per questo considero di straordinaria importanza l'alternanza scuola-lavoro, è stata criminalizzata, no? Perché ci sono stati 2 o 3 casi che sono andati male e questo paese funziona così. Non si parla mai delle cose che vanno bene, si parla sempre delle 2 cose che vanno male per in qualche modo attaccare un po' ideologicamente delle cose utili. Invece è assolutamente importante fare come queste di questa mattina, ma anche mettere in piedi in un'azienda, in un luogo di lavoro, in una banca, in un ufficio, semplicemente anche per verificare se le proprie attitudini e le proprie aspirazioni corrispondono con quel tipo di lavoro. Guardate, il lavoro è una cosa straordinariamente importante. Ci sono 2 possibilità: trovare un lavoro per cui si accende il cervello quando si arriva e trovare un lavoro che non dà nessuna dimensione realizzativa, in cui lo si spegne e non si vede l'ora di andare via. E non è bello, è una delle morti peggiori che c'è, perché noi almeno 8 ore circa le dobbiamo passare a lavorare. Quei dati sulla disoccupazione e sulla povertà sono una media. Il tema vero è che l'Istat nel rapporto dello scorso anno traccia un identikit del nuovo povero. Per la prima volta nel paese i nuovi poveri sono giovani poco istruiti. Questo collega al fatto che quel pezzo di povertà che Felicia indicava riguarda molto una correlazione con l'istruzione di qualità e con la formazione di qualità. Noi come FIM sosteniamo tantissimo il diritto soggettivo alla formazione. Sapete qual è il guaio dal punto di vista generazionale? È che mediamente i giovani italiani finiscono di studiare prima dei loro amici e amiche europei, ma iniziano a lavorare più tardi.
E il paradosso ulteriore è che quando iniziano a lavorare interrompono il loro rapporto con la formazione. Quello che si chiama tasso di sostituzione tecnologica, cioè il cambiamento delle tecnologie con cui si lavora, è aumentato tantissimo. Se il lavoro non forma, non aggiorna costantemente al cambiamento, piano piano si diventa scarti. La tecnologia va avanti, veloce, e noi restiamo indietro. Allora noi rivendichiamo il diritto soggettivo alla formazione per ogni lavoratore, sia con un contratto a termine, sia con un contratto a tempo indeterminato. Però serve e sarebbe utile che le nuove generazioni iniziassero un po' a battere i pugni sul tavolo. Serve chiedere a tutti i gruppi dirigenti e possibilmente anche a diventare gruppi dirigenti il recupero di visione, cioè spostare un po', se guardate, tutta la politica del nostro paese ha un orizzonte, bene che vada le prossime elezioni, ultimamente anche quotidiano. Ecco, noi dobbiamo cercare di, a prescindere dagli orientamenti, ognuno voti quello che vuole, ma la politica si deve occupare di almeno un orizzonte trentennale, minimo. Le cose fatte per i 3 mesi successivi sono inefficaci, non servono a niente. Perché altri paesi che hanno meno risorse e meno valori di noi riescono ad avere risultati migliori in termini di occupazione, in termini di produttività, in termini di benessere? Perché hanno queste politiche di lungo termine. Allora noi dobbiamo recuperare questo spirito, perché ci sono tante occasioni ancora. E una cosa fondamentale da scrollarsi di dosso è che grazie al silenzio delle nuove generazioni molte cose le si fanno proprio con questo consenso silente dei giovani, no? Questo silenzio assenso. Generalmente i ragazzi e le ragazze erano quelle che a un certo punto dicevano: scusate, queste cose sono contro di noi. Quando si taglia il credito d'imposta sulla formazione, quando si riducono gli investimenti, vuol dire che non si pensa al futuro, alle nuove generazioni. Quando si parla solo di pensioni, e addirittura trovi che alla fine in questa lobotomizzazione continua pure i ventenni parlano delle pensioni dell'anno dopo, e io dico: guardate, è un po' presto. Allora bisogna spostare l'orizzonte più in là, cercare di recuperare e far suonare nella propria testa che il vostro mondo non è domani, è oggi, e oggi bisogna riprendersi quel livello di protagonismo e partecipazione fondamentale, abbandonando e lasciando a quelli più anziani la retorica del piagnisteo. È vero, ci sono tanti giovani poveri, ci sono tanti giovani NEET, ma noi siamo nel momento della storia dell'umanità con più grandi opportunità. Non c'è, guardate tutti i mega trend mondiali, non c'è un paese che non abbia dimezzato la mortalità infantile. Beh, guardate, non è poco, un paese in cui su 10 6 morivano e sono diventati 3, vuol dire molto. La globalizzazione ha strappato dalla povertà 3 miliardi di esseri umani. È ovvio che il mondo sta in qualche modo andando verso un nuovo equilibrio, ed è giusto che sia così. Dentro questi scenari noi abbiamo la possibilità però di giocare la nostra partita, ovviamente se abbiamo gli strumenti. Gli strumenti è avere, raccogliere una cultura positiva, propositiva, che non deve arrivare dal passato. Ogni generazione deve prendere le cose di chi c'è stato prima, ma deve reinterpretarle come vuole. Questo è assolutamente fondamentale. Se anche le nuove generazioni vivono di revival, è un problema, è un vero problema. E questo lo si fa dando alle nuove generazioni uno spazio non di vetrina. A quel convegno ho 10 giovani, l'ha fatto anche il sindacato qualche volta in passato queste cose. Non bisogna usare i giovani come dei supporter, bisogna considerarli protagonisti. E per essere protagonisti, io dico sempre, rispetto a questo rapporto che noi come sindacato abbiamo molto difficile con le nuove generazioni, perché dobbiamo cambiare ancora molto per poterli accogliere e dargli protagonismo politico-sindacale, io dico sempre: il sindacato deve essere il luogo pubblico delle aspirazioni dei giovani, ma dico qualcosa di più: bisognerebbe che le nuove generazioni si impadroniscano del sindacato, della politica, delle imprese. Cioè serve una spinta dal basso molto forte, altrimenti rischieremo di far ridisegnare. Oggi è un momento di grande progettazione del futuro, c'è un foglio bianco da riempire con i nostri valori.
se questo foglio bianco sarà riempito dalle persone di altre generazioni che non lo vivranno, questa sarà una grande sconfitta. Per cui in queste parole voglio semplicemente dirvi che siamo di fronte a un cambiamento veramente drastico. Si dice il 65% dei bambini, io ho una figlia che va alle elementari, il 65% dei bambini che oggi fa le elementari farà un lavoro di cui oggi non conosciamo neanche il nome. Voi immaginate se abbiamo un sistema educativo pronto a questa sfida. Non era così veloce il cambiamento degli skill nel lavoro. Allora, tutte queste considerazioni non servono a far paura, ci sono già troppi impresari di paura, servono a dare consapevolezza, a cercare di riprendersi un po' quello che è nostro, che è il protagonismo di ogni persona. Grazie.